Allora, buonasera al Congresso dei Radicali Italiani, stiamo, Tipo Radicale è in compagnia di Marco Beltrandi, deputato radicale, e ovviamente gli chiediamo inizialmente come sta andando questo congresso, anche come partecipazione, come tematiche e come relazioni. La partecipazione è sicuramente molto buona, certo stiamo attraversando un momento politico particolare, noi come radicali e sicuramente il nostro paese in generale, e diciamo di questa particolarità e di questa particolare difficoltà, in un certo senso le relazioni l'hanno rispecchiata, l'hanno in qualche modo evidenziata. Certamente c'è stato poi l'intervento dell'inviato dal Partito Democratico, il vicepresidente del gruppo Michele Ventura, molto, molto vicino ad Alema. Il suo è stato un intervento sicuramente molto franco, abbiamo fatto fatica a contenere il pubblico dei compagni che rumoreggiava e manifestava un certo dissenso, e lì si è potuta misurare una difficoltà, una distanza, Ventura l'ha detto, una distanza la tattica parlamentare è una distanza politica, e io su questo devo dire che no, cioè il loro obiettivo primario è fare cadere Berlusconi, hanno detto Ventura. Certo che se pensano di farlo con manovre sul numero legale, quando tutti sapevano che a termini di regolamento il PDL avrebbe potuto portare a votare 265 persone e questo bastava per il numero legale, ne hanno votato alla fine 316 dei loro, così non si va da nessuna parte. Berlusconi, se non sarà obbligato a dimettersi, non ha nessuna intenzione di dimettersi, e comunque si apre un problema adesso di cui a loro devono dare delle risposte. Il problema è che l'Europa, la comunità europea, per salvare l'euro chiede delle misure, e sono misure economiche riguardo il mercato del lavoro, riguardo su cui il PD non ha nessuna idea, nessuna proposta, sono proposte che se vedono il centrodestra in difficoltà, vedono l'attuale centrosinistra ancora più in difficoltà. Quindi a questo bisognerà dare una risposta, perché se Berlusconi cade domani, poi a un certo punto io vorrei sapere chi è che si assumerà l'onere di fare quelle riforme così importanti che l'Italia non ha voluto fare per più di 30 anni, quindi, e che i radicali hanno sempre ritenuto si dovessero fare urgentemente. Quindi questo è un problema su cui l'intervento di Ventura non ha fornito particolari risposte, mentre noi sì. Sì, scusa Marco, io ti volevo ulteriormente approfittare della tua gentilezza e chiederti, secondo te la collaborazione radicale con uno spirito riformatore all'interno del PD può ancora sortire qualche effetto, qualche provvedimento di riforma, oppure obiettivamente ormai è una testimonianza? No. Testimonianza no, perché saremmo noi a non starci ad una testimonianza. No, la questione è che tutto dipenderà dalla volontà del PD di avviare un confronto politico con noi. Per un po' l'ha fatto il PD, poi a un certo punto ha scelto altre strade. E proprio adesso, che ripeto, noi abbiamo tutte le risposte sul versante economico, proprio adesso il PD si sta rivolgendo al nuovo centro, al terzo flop, come chiamo io il terzo polo, perché floppa sempre quando vuol far cadere Berlusconi, però nel terzo polo non si trovano le risposte per le riforme che servono, quindi c'è questa contraddizione, no? Il paese ha bisogno di alcune riforme e il PD sta guardando in una direzione dove non trova le risposte per queste riforme. Rapidamente al volo l'ultima cosa, in un PD con Di Pietro e/o Casini, c'è un posto anche per i radicali secondo te? La vedo molto difficile, però mai mettere un limite alla provvidenza e non solo. Ringraziamo Marco Beltrandi, gli diamo appuntamento sul nostro sito di tvradicale.it. Grazie ancora. Grazie. Ciao.